Buonasera e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Io Resto al Sud, sempre in diretta sul canale 14 da dove stiamo trasmettendo in questo momento ed anche in diretta streaming sul sito www.antennasud.com. Io Resto al Sud è anche parte social, siamo attivi e presenti sui tre social, Instagram, Facebook e TikTok, quindi basterà mettere il segui o il mi piace per restare sempre connessi con noi. Inoltre, se volete essere ancora più informati, vi mettiamo a disposizione la app gratuita di Antenna Sud da poter scaricare sui vostri dispositivi iOS ed Android e per poter anche rivedere quella che è la programmazione della nostra rete. Mentre per quel che riguarda Io Resto al Sud, gli eventi che noi seguiamo vengono dettati in base agli orari chiaramente forniti dalle organizzazioni, motivo per il quale vedrete alcuni contributi in registrata ed altri rigorosamente in diretta. Grazie ai nostri sponsor e grazie al gruppo editoriale Distante per la realizzazione del format, ma grazie anche a voi pubblico che ci seguite da casa sempre con grande affetto, ce lo dimostrate ogni giorno. E allora, anteprima di Io Resto al Sud, anche in questa puntata i nostri riflettori sono puntati sulla nostra regione, la regione Puglia, che assieme alla bella Basilicata è conosciuta e famosa proprio per la qualità del cibo, tanto è vero che poi chi viene a trovarci alla fine va via con qualche chiletto in più da dover smaltire, poco male. Però questa è una, lo sapete, una regione tanto amata dai turisti, ma è anche orgoglio poi di chi ci abita. Ed in questa serata della Puglia vi faremo conoscere la parte enogastronomica, ma anche goliardica, toccando, pensate, ben tre province diverse. Allora cominciamo da un comune in provincia di Bari, famoso in tutto il mondo perché ha dato i natali a Domenico Modugno, famoso ovviamente per l'interpretazione di quella canzone che adesso vi accenno, Volare, oh, oh. Insomma, era nel blu dipinto di blu. Ecco, vi faremo conoscere infatti un comune che è una perla paesaggistica ed un luogo incantevole con le sue bellissime terrasse che si affacciano poi a strapiombo sul mare. È anche un centro storico particolarissimo ed è proprio da lì che questa sera noi vivremo il Carnevale Summer Edition. Tra poco vi daremo i dettagli. Inoltre ci sposteremo nel Salento. Dunque andremo in una piccola frazione di Tricase in provincia di Lecce, che ha un nome singolare, si chiama Depressa. Ora sto già pensando cosa avete pensato anche voi da casa, ma come si chiamano gli abitanti di Depressa? Eh no, non quello che avete pensato, si chiamano Depressari, lo precisiamo, ma a dispetto invece del curioso nome di questa cittadina, in questa frazione questa sera faremo festa, perché si festeggia la regina di tutte le tavole italiane e più che mai al sud Italia ogni domenica, le polpette, dette anche la purpette. Tra poco vi daremo anche i dettagli su questo. Ed infine scopriremo un comune della Murgia Tarantina che poi può rivelarsi effettivamente una piacevole scoperta a livello proprio architettonico. Inoltre questo comune è noto proprio per la produzione di vino e per questo molti sono i turisti che ovviamente vanno ad assistere a quella che è proprio la sagra del vino che noi vi reportizzeremo questa sera. E pensate, vedrete proprio zampillare vino dalla fontana principale del paese. E allora iniziamo il nostro viaggio all'insegna della festa e dell'enogastronomia attraverso la viva voce delle mie inviate che sono già collegate sul posto. E allora è pronta dalla provincia di Bari, precisamente da Polignano a Mare, per farci vivere il carnevale di meravigliosa maschera, Rosi Rubino, che saluto in collegamento. Ciao Rosi! Buonasera Valentina e buonasera a tutti gli amici a casa. Oggi sono nella splendida Polignano a Mare, un borgo caratteristico di circa 17.000 abitanti chiamati polignanesi. È la città natale di Domenico Modugno, l'autore che ha scritto una delle canzoni italiane più famose al mondo, che faceva Nel blu, dipinto di blu. E poi ovviamente continua, ma questa sera sono qui per un evento insolito, devo dire a dir poco sorprendente, perché parleremo del carnevale di meravigliosa maschera Summer Edition.
esattamente così, la prima edizione di questo carnevale estivo. Siamo soliti, ovviamente abituati, a parlare, o meglio assistere, carri di carnevale nella stagione invernale, ma questa sera invece li vedremo in un'altra veste nella stagione estiva. Siete curiosi? Io tantissimo. Non vedo l'ora di mostrarveli e soprattutto di farvi vivere questa magica serata tra artisti di strada, musica, divertimento e tanto altro ancora. Restate con noi, non cambiate canale. E siamo curiosi sì di viverci questo Carnevale Summer Edition, però in questo momento ci spostiamo invece nel Salento. Andiamo in una frazione di Tricase, andiamo a Depressa con Gialena Palmieri, che è pronta a farci vivere la festa della Purpette. Ciao Gialena! Buonasera cari amici di Io Resto a Sud e buonasera Valentina. Oggi mi trovo io in un paese molto particolare ed è un nome ancora più particolare. Si tratta di una frazione di Tricase in provincia di Lecce. Si trova all'incirca 108 metri sopra il livello del mare e si trova in una depressione da quale prende il nome, Depressa. Stasera qui festeggeremo tutti quanti insieme la festa della Purpetta, cosa che ci ricorda tantissimo la nostra tradizione, ma soprattutto le nostre nonne. Chi è che non si ricorda questa meraviglia che ha segnato tutte quante le nostre infanzie? Allora io direi che stasera faremo un giro molto interessante e soprattutto ci faremo tondi tondi. Valentina, per una sera non sono più la tua stellina ma la tua Purpetta. E allora io direi partiamo insieme. A tra poco, Vale. Grazie Gialena, hai ragione, da stasera sarai la mia Purpetta. E allora ci spostiamo nella zona del Tarantino, precisamente andiamo a Carosino con Rebecca Epifani, che è pronta a brindare con la sagra del vino. Ciao Rebecca! Buonasera Valentina, io mi trovo a Carosino, sono arrivata in questa cittadina in provincia di Taranto, ci troviamo nella zona settentrionale della penisola salentina, ovviamente nella nostra amata Puglia, e come potrete capire dagli indizi qui attorno a me siamo qui per la 58esima Sagra del Vino, una sagra importantissima che si svolge qui a partire dalla fine degli anni 60 circa, si è evoluta, si è tramandata nel tempo, sino ad essere forse una delle sagre più longeve che vi abbiamo raccontato sino ad oggi. Un posto questo che ha con il vino un legame importantissimo, tanto che gli vale l'appellativo di città del vino, ma Carosino deriva anche come nome da Caro Seno, cioè città cara alla Madonna, quindi il legame con le tradizioni, con la religione e con il popolo, con l'attaccamento al territorio sicuramente è molto forte, e questo ve lo racconteremo nel corso della nostra serata, quindi mi raccomando, state con noi. E questa sarà una serata veramente, veramente sorprendente. Quindi questo era proprio un primo focus, quello che avete vissuto sull'enogastronomia e sulle tradizioni consolidate, che noi ovviamente andremo ad approfondire meglio. Come vedete, Io Resto al Sud è composto da un team tutto al femminile, quindi noi ci dedichiamo al nostro territorio perché di questo ne siamo orgogliosi. Ma questa sera non abbiamo veramente tempo da perdere, quindi andiamo, anzi ritorniamo subito in collegamento con Rosy Rubino da Polignano, che ha incontrato appunto l'organizzatore dell'evento del carnevale, Michele Seripierri. Guardate. Eccomi Valentina, il Carnevale Summer Edition è appena iniziato ed io sono in compagnia del presidente dell'associazione Michele Seripierri. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutto il pubblico di Antenna Sud e di tutta la Puglia. Grazie, devo dire che è un evento insolito. Carnevale in estate, prima edizione, come mai, perché? Perché crediamo nella circolarità degli eventi, poiché Polignano non si sveglia così per una manifestazione solamente invernale, ma noi crediamo che questa manifestazione va promossa anche nell'estate per dare circolarità e continuità a quello che è l'evento del Carnevale polignanese, che ormai è giunto alla 20ª edizione e che quindi noi contiamo sul pubblico che d'estate frequenta la nostra Polignano a Mare, e quindi diamo appuntamento alla edizione reale, quella invernale. Che poi sarà la 20ª edizione, quella invernale. Sì, la edizione invernale promette di fare grandi risultati, poiché ormai è conclamata. Addirittura giungono dalle regioni limitrofe, e quindi il nostro appuntamento estivo non è altro che una versione smart,
short, chiamiamola così, di quelli che sono i 7-8 carri di carnevale che noi prepariamo proprio per dare felicità alle famiglie, alla cittadinanza in primis locale e poi, perché no, a tutto il pubblico che ci frequenta. Stasera stiamo ammirando i 4 carri, giusto? Come è strutturato l'evento di questa sera? Perché poi so che si arriverà in Piazza Aldo Moro, dove ci sarà musica, spettacolo, animazione. Sì, e praticamente noi stiamo strutturando questa piccola mini sfilata per richiamare quella che è l'idea del nostro concetto invernale, quindi fate questa mini sfilata per le vie principali, dove con giocolieri, sputafuoco, trampolinisti e insomma scuole di ballo che allietano intanto l'apertura della festa con le mascotte, diamo poi l'ingresso a quello che sarà il concerto finale in piazza con Lorenzo Torres, il clown, e la sua compagnia, e poi l'apertura al Antonio da Costa, che praticamente darà seguito a tutta la serata. E ovviamente non manca anche la partecipazione dei bambini. I bambini sono la parte fondamentale e la parte principale di questo carnevale, ma ovviamente i bambini è diciamo il mezzo per far allontanare, o meglio, per far avvicinare i genitori ai figli e vivere un momento di socialità, convivialità insieme a tutta la popolazione e insieme a tutta l'allegria che il carnevale sa dare. Quindi noi crediamo in questa formula per far coessere praticamente genitori, figli, zii, nonni, poiché arrivano anche loro, i zii, i nonni. Quindi andiamo a concretizzare e valorizzare la famiglia finalmente per le strade cittadine. E soprattutto nella splendida Polignano a Mare, direi una cornice perfetta. Infatti, è questa la nostra fortuna di poter presentare una manifestazione conclamata in un paese meraviglioso. Grazie mille, sicuramente ci rivedremo più tardi perché entreremo proprio nel merito dei vari carri e conosceremo bene come sono fatti, tutte le particolarità e soprattutto le curiosità. Quindi ti restituisco la linea, Valentina, a tra pochissimo. Grazie, grazie Rosy. In realtà non c'è mai stagione per festeggiare per il carnevale, ma che bella idea, la versione Summer Edition, lo dobbiamo dire, poi in quel di Polignano ancora di più. Bene, andiamo in questo momento a Depressa, frazione di Tircase, con la mia polpettina Gialena Palmieri, che è andata, anzi ci farà conoscere, pensate, una parte molto bella di questo paese, il cortile di un castello. Guardate cosa ha preparato per noi. Ma bentornata Valentina, ho per te un regalo grande grande e a farcelo lo fa propriamente un ospite specialissimo. Vi presento Riccardo, l'ultima generazione dei baroni di Whisper, che ci ha aperto le porte di un castello incredibile. Buonasera. Buonasera. Raccontiamo un pochino dove ci troviamo. Sì, questo è il castello di Depressa, che è un posto storico, Depressa al centro del villaggio ed è... Pensa che le fondamenta risalgono al XIII secolo, alcune parti della vecchia torre. E poi ha avuto un sacco di vicissitudini, pensa che è stato anche distrutto dai turchi nelle loro scorrerie durante il XV secolo. Infatti conserviamo ancora delle palle di catapulta che i turchi ci hanno lasciato in regalo. E poi è stato ricostruito nel tempo ed è stata proprietà della famiglia Gallone, che è una principe di case, sin dal 1604, se non sbaglio, e poi ormai è da ormai 5 generazioni che è proprietà di famiglia. Tu sei l'ultima generazione, che ricordi hai dentro questo bellissimo castello? Beh, ho avuto la fortuna di crescere qui, che è un posto magnifico, una piccola perla con un bel giardino e in mezzo a un paesino molto tranquillo a cui siamo molto molto legati. E crescere qua è stata una grande fortuna, devo dire, perché non capita spesso di crescere con tanta storia intorno. E poi è sempre stato animato dai nonni, dai miei genitori. Viviamo insieme in 3 generazioni qui dentro. Hai un ricordo? Ora noi ci troviamo nel cortile interno, che è veramente di una bellezza mozzafiato. Hai un ricordo di questo posto, di quando eri piccolino?
Certo, noi qua giocavamo tantissimo con mia sorella, Costanza, gli amici. E una cosa particolare che c'è qui è il ricordo di tutti i cani di famiglia che sono ricordati su quella parete lì. C'è una lapide per ogni insomma, cane. Abbiamo un cimitero per i nostri amici pelosi. Esatto, esatto. Ci sono cani dagli anni 50 fino ad oggi. Anche i nostri cani d'infanzia sono ricordati lì. Quindi è un modo per ricordarli e ornamentati da queste palme e melograni. Quindi... Un po' come la famiglia reale ha magari una razza in particolare, voi che razza avete? Devo dire che non abbiamo mai fatto distinzioni, solo cani simpatici, ecco. Anzi, ce n'è uno che è ricordato per essere un allarme vivente perché abbaiava a chiunque. A tutti? Grasse. Sì, quindi non ho nessuna razza in particolare, sono... Solo cari amici a cui avete fatto questo bel ricordo anche per tenerli vicino a voi. E quindi niente, Valentina, io mi faccio una passeggiata insieme a Riccardo e sono contenta di avervi fatto vedere un pezzettino di questo meraviglioso castello. Grazie mille per averci aperto le porte. Io so che ogni tanto nel corso dell'anno è visitabile comunque. Questo sì, lo apriamo nelle giornate del FAI, cortili aperti ad esempio. Quello che è interessante è la cantina storica che è costruita dal nostro antenato a fianco, dove ancora oggi produciamo i vini e le nostre uve. Quella è visitabile tutto l'anno ad esempio ed è un monumento di architettura industriale interessante anche. Allora, cari amici di Io Resto al Sud, avete un obiettivo, trovare delle informazioni per venire a vedere questo magnifico posto. A tra poco, per il momento vi ridò la linea. Ciao! Grazie, grazie Gialena, ci hai portato veramente un contributo bellissimo, importante, abbiamo avuto modo appunto di entrare in questo meraviglioso castello. Tra l'altro poi scopriremo se effettivamente Riccardo è parente del regista Edoardo Winspear, che conosciamo tutti, insomma, famosissimo. Bene, noi facciamo una piccola pausa pubblicitaria, ma ci ritroviamo tra pochissimo, ancora con Io Resto al Sud. Ben ritrovati amici di Io Resto al Sud, per chi si fosse collegato in questo momento, il nostro format Tutto al Femminile vi sta facendo vivere tre comuni della provincia di Bari e ovviamente anche Salento e Tarantino. E allora, questa sera noi visiteremo Polignano a Mare, poi Depressa, frazione di Tricase e soprattutto Carosino, provincia di Taranto. E allora, continuiamo il nostro viaggio collegandoci proprio con Rebecca Epifani da Carosino per la Sagra del Vino, ma Rebecca è andata per noi a guardare e a reportizzarci la mostra. Guardate. Si può? È permesso? Allora, iniziamo questo bellissimo viaggio all'interno della 58esima Sagra del Vino, andando a conoscere meglio anche il territorio, perché il vino è un racconto, è il racconto del territorio e più di oggi non si può dire che non sia anche il racconto di una storia, perché 58 anni sono davvero tanti. E allora conosciamo meglio questa mostra che si trova all'interno del castello d'Agliala Valva. Giusto, buonasera. Il tuo nome, assessore. All'agricoltura, Silvia Fanigliulo. Allora sì, ci troviamo qui perché come ogni anno, quest'anno la 58esima Sagra del Vino, molta importanza all'aspetto viene dato soprattutto a quello che è la mostra dei vini. E il vino che per noi è il prodotto fondamentale del nostro paese, ma che con la mostra cerchiamo di abbracciare un po' tutti i vini della nostra regione, dal primitivo ai bianchi, ai rosati. Quest'anno abbiamo fatto una mostra un po' diversa dal solito, nel senso che abbiamo cercato di creare quel connubio che esiste tra il vino e i vecchi mestieri di una volta, quindi per questo è stata chiamata il vino in bicicletta tra storia e tradizioni. Che bellezza! Allora iniziamo a guardare un po' più da vicino le varie componenti di questa mostra che si articola in più stanze. Le va di raccontarcele? Allora, qui ci troviamo nella stanza del bottaio. Diciamo che questa è la stanza, tutte sono importanti, ma qui si parte dalla creazione. Cosa significa? Che il vino veniva prodotto, però prima, negli anni passati, dove veniva conservato erano le botti, quindi importanza viene data alla persona e quindi alla bottega che era la sua casa, dove si creavano queste botti per contenere il vino, perché non esistevano adesso tutte quelle situazioni che in qualche modo ci sono adesso, quindi si cercava di mettere il vino in quello che era il legno, che era la base fondamentale affinché il vino potesse rispettare i tempi di maturazione.
comunque un lavoro faticoso, possiamo dire, che richiedeva impegno, sacrificio, e come vedremo anche nelle prossime stanze, proviamo ancora ad addentrarci, se andiamo indietro nel tempo, l'impegno e il sacrificio era proprio necessario per poter raggiungere degli obiettivi. Allora, impegno e sacrificio, voglio collegarmi sicuramente alle persone che in qualche modo coltivavano la terra. Quindi cosa significa? Che impegno importante erano i contadini, le contadine, che erano in qualche modo loro fondamentali per poter produrre quello che adesso è il nostro prodotto cardine della nostra, tra virgolette, economia, non solo regionale ma a livello nazionale e internazionale. Le persone fanno il territorio e fanno anche le storie. Quella che vedo qui ci riporta proprio alla nascita. Qui abbiamo voluto dare un angolo, uno spazio a quella che in qualche modo creava un po', no? la famiglia, cioè la mammara. La mammara era l'ostetrica di adesso, la persona che aiutava, che andava a casa e faceva nascere i bambini. E quindi abbiamo voluto dare questa importanza a quella che in qualche modo era quella che si dedicava, no? Alla creazione della famiglia. Ma che bellezza! Allora, assessore, io mi fermo qui solo per approfondire meglio in seguito, quindi per il momento ti restituisco la linea, Valentina, ma vi racconteremo molte altre storie che uniscono le biciclette alla cultura del vino. Grazie. Grazie, grazie a voi. Grazie Rebecca e grazie anche all'assessore. Come vedete, quanto è importante conoscere le tradizioni, proprio sono fonte di cultura. Bene, e allora... della tradizione anche il carnevale. Andiamo a Polignano a Mare con la nostra Rosy Rubino, andiamo a scoprire il primo carro. È così carino, guardate, guardate. Eccomi Valentina, qui c'è aria di festa, io mi diverto. Questo è proprio il mio mondo, adoro Polignano e tutto quello che stanno organizzando oggi in questo meraviglioso carnevale. Dietro di me gli artisti di strada. Guardate un po' e soprattutto c'è tantissima gente, la sfilata dei carri. Ma vorrei iniziare subito a parlare del primo carro e sono in compagnia di Monica. Buonasera. Buonasera a voi. Allora Monica, tu fai parte dell'associazione. Voglio... Meravigliosa Maschera, che è un'associazione culturale, che è l'associazione che si occupa del carnevale a Polignano. Diciamo che oggi c'è la versione estiva di quello che di solito è il carnevale, che è verso febbraio, per cui insomma quando c'è il carnevale in Italia. In questo caso il primo carro è quello di Puffetta. Io infatti sono proprio curiosa, ma perché Puffetta? Allora, Puffetta perché nella realtà noi lo scorso inverno abbiamo portato il carro pensando ai cartoni animati anni 70-80 e quindi Puffetta è dentro insieme ai puffi. In questo caso è una versione Statua della Libertà e quindi è giusto per, insomma, per portare i bambini ai cartoni animati che conoscevamo noi della mia generazione. Quindi la realizzazione di questo carro parte da una struttura fatta in rete, con una rete di ferro, e viene ricoperta poi con tutta la carta. Questa carta poi viene verniciata una volta asciugata e si cerca di dare la forma e i colori per rendere poi il personaggio più originale possibile. Ma quanto tempo ci vuole per realizzare un carro del genere? Tantissimo tempo. Tantissimo tempo, tanta pazienza e anche tanta professionalità, perché deve poi avere un risultato ottimale. Siete un gruppo bello unito, immagino. È un gruppo fantastico, perché poi vengono unite tutte le abilità di ognuno per arrivare a un risultato e per far divertire il più possibile le persone e donare gioia e felicità alla gente. Possiamo dire che è un ottimo lavoro di squadra? Assolutamente, perché come dico io il lavoro di squadra è fondamentale per realizzare al meglio tutto. E quindi sì, ci supportiamo anche molto, ci sopportiamo. Allora Monica, io voglio sapere da te una piccola curiosità, ma salirai sul palco anche te a ballare? Ma sì, dai, perché no? Sono anche scesa. Allora balliamo un po' assieme. Noi continuiamo così, ovviamente la sfilata prosegue, grazie mille Monica. Grazie a voi, grazie a voi. Nel frattempo forse mi infuoco un attimino, ma va bene così.
Voglio salutarvi da questa meravigliosa piazza e ci vediamo tra pochissimo, Vale. Mi raccomando, torna presto da me. Ma torna tu presto da me, mi hai fatto morire, ti giuro. Mentre ti guardavo, è scatenatissima la nostra Rosy stasera. Ed è questo il bello della festa, questo è il bello del carnevale, i sorrisi e le risate. E allora andiamo a depressa con Gialena Palmieri, come vedete proprio il contrasto di quello che ho detto. Comunque va bene, andiamo a depressa da Gialena Palmieri per la festa della purpetta e andiamo a preparare questo piatto tipico, chissà che domenica mia mamma non me le prepara. Gialena. Ciao Valentina, e come al solito ho fatto quello che mi riesce meglio. Sono andata a dare fastidio dietro le quinte. E allora, per scoprire la vera e tradizionale ricetta delle purpette, delle polpette, chiediamola a chi è del mestiere. Buonasera, siamo con Antonietta e con Anna. Antonietta e Anna, partiamo dagli ingredienti, che sono la parte semplice alla fine. Allora, la carne, le uova, il formaggio, il pane grattugiato, il prezzemolo, il sale e il pepe. Oramai fanno anche le polpette gourmet con qualsiasi tipo di carne, ma qual è la carne che utilizza la ricetta originale? Vabbè, noi usiamo un misto di bovino e suino. Quindi un po' più saporito, perché saporito è il termine che ci piace. Allora, ricetta standard. Sì, così è più saporito. Un mix di carne, un mix di formaggio e ci siamo. Allora facciamo vedere com'è che si fa. Abbiamo un tritato. Sì, abbiamo il tritato, ci mettiamo le uova. C'è una buccia però qua, dobbiamo togliere. Ok, quindi due uova intere. Ce ne vogliono ancora di più. Poi mettiamo il formaggio. E poi noi pensiamo, vabbè, le polpette non sono un piatto tanto light, però alla fine fanno impazzire sempre tutti, i bambini, grandi, piccoli, è un piatto comfort. Insomma. Perfetto, allora, io ho sempre un dubbio, no? Siccome tutti quanti noi abbiamo provato almeno una volta a fare delle polpette a casa, ma poi alla fine non escono mai come la ricetta della nonna, le nonne le fanno sempre migliori. Qual è la ricetta segreta che non ci vogliono passare? Qual è la vostra ricetta pure? Penso il prezzemolo, quello rende più saporite le polpette. L'aglio, per chi lo gusta. Qua continuano a darmi ingredienti, ma non mi fido, ci deve essere qualche ricetta segreta che mi sfugge. Non si dice, se è segreto. Niente, Valentina, io ci provo ogni volta a carpire segreti. Uova, ora si impasta tutto. Sì, ce ne vogliono ancora. Perché poi l'altra cosa che fa impazzire è il fatto che, vabbè, quante uova, quanta carne, ad occhio, mi rispondono tutti a sentimento. A sentimento. Cosa dice il sentimento? Bisogna regolarsi. Più uova, mi sa che dice il sentimento, io le vedo aggiungere. Sì, l'impasto deve essere bello morbido. Ma penso che... Comunque è una questione di ipnotismo, perché la mano che impasta l'impasto della polpetta credo che sia anche terapeutico. Secondo me è un antistress, possiamo dire così? Sì, sì, è proprio un antistress, sì. Facendo le polpette. Poi il mondo si divide in due, da quello che so. Chi ama le polpette grandi e chi ama le polpette piccoline? Sì. Noi facciamo le medie. Noi accontentiamo un po' tutti quanti qua. Sì, accontentiamo tutti con le medie. Io so che stasera abbiamo delle polpette in tutte le forme possibili, immaginabili, ma soprattutto in tutti i gusti. Che cosa abbiamo in programma? Abbiamo polpette con le melanzane, poi con il caciocavallo, con la ricotta forte. La ricotta forte è un altro ingrediente importante del nostro territorio. Abbiamo con il sugo e fritte. Anche col pecorino, col formaggio pecorino, sono più saporite, no? Non vorrei dire, ma ogni volta che lo chiedo aggiungono i gusti. Ce ne abbiamo veramente per tutte le salse. No, a sua fantasia, no? Ci mette quello che piace. Che gioia! Io ho già fame! Forse imparerò a farle saporite come le fanno loro. Vada bene, no? L'impasto. Cominciamo a farle? La maestra ha detto che va bene. Come? Il sale l'abbiamo messo? No. Non mi ricordo, con l'intervista non... Guarda, vedi Valentina, che cos'è che andiamo a fare? Andiamo a far confondere le maestre, il sale e non il sale. Ho dimenticato di mettere il sale.
Questo è perché sono venuta io e con la mia incompetenza sto infettando tutto quanto, tipo virus. Allora, il movimento, ok, mi serve tipo un tutorial, un insegnamento per tutti. Come si fa a fare la pallina? La facciamo subito. Aspetta che ancora vedo qualcosa che non è amalgamato. Vediamo, eccola qui, abbiamo una mano aperta e l'altra che gira. E l'altra che gira, sì. Ok, io direi che la taglia mi intriga. Queste polpette come andranno a essere fatte? Fritte, al sugo? Qual è il loro destino? Penso sia fritte che al sugo. Non ci facciamo mancare proprio nulla. No, non ci facciamo mancare niente. Allora, Valentina, siccome io voglio provare, ok, io ti ridò la linea perché non voglio farvi assistere a questa scena. Me la tengo per me, ci sentiamo tra pochissimo. Ma come, Gialena, io confido nella tua bravura culinaria, chiamiamola così. In ogni caso, mamme, nonne, zie, avete preso appunti, perché domenica sulle tavole del sud ci sono le purpette, Va bene, e allora andiamo a Carosino, andiamo dalla nostra Rebecca Epifani, continuiamo il nostro viaggio nella mostra, guardate. Avevamo lasciato in sospeso, cara Valentina e cari amici a casa, la storia del legame tra il vino, la cultura del vino, la cultura del territorio, ma anche le biciclette, perché le biciclette hanno una storia, sono state un mezzo di trasporto importantissimo che permettevano ai lavoratori di diventare lavoratori. E allora conosciamo questa storia, sono sempre in compagnia dell'assessore che abbiamo conosciuto poco fa, con un aiuto speciale che è stato fondamentale, mi pare, proprio per la costruzione di questa mostra, vero? Sì, un aiuto fondamentale e un faro, direi, nel senso che posso dirlo oggi che senza di lei non ci sarei riuscita. E quindi per me questo è fondamentale, nel senso che comunque devo tanto a lei. Presentiamola alle telecamere. Sì. Allora, lei è Maria Teresa Laneve ed è una consigliera della nuova amministrazione e è come delega alla cultura della gentilezza. Questa cosa mi incuriosisce tantissimo, approfondiamola subito. Delega della cultura alla gentilezza, come funziona? Sì, la cultura della gentilezza e delle buone pratiche di cittadinanza attiva. Ebbene, bisogna essere sempre gentili, senza la gentilezza non si può fare nulla. Cominciare dal semplice buongiorno o magari un grazie, un per piacere che a volte viene dimenticato. Quindi si parte da queste piccole cose per poi crescere e spaziare un po' in ogni campo, quindi il rispetto per l'ambiente, il rispetto per gli animali, per le donne che vengono maltrattate. Insomma, è una delega ampia che sembra significare poco, ma in realtà mi permette di fare un bel po' di cose. Però la gentilezza è importante. Così come gentili siamo quando facciamo squadra, ci aiutiamo. E siete state gentili nell'accogliermi in questa mostra. Proviamo a conoscere i vari mestieri a questo punto e quanto la bicicletta fosse importante e indispensabile come mezzo. Sì, allora qui ci troviamo di fronte a una bicicletta dove praticamente veniva usata per la vendita delle spezie. Delle spezie che in qualche modo tempo addietro erano parte fondamentale della cucina, come lo è tuttora. Quindi con tutto quello che le nostre nonne preparavano, c'era sempre di mezzo sia il vino che le spezie. Andiamo avanti, le spezie io le ricordo davvero anche come ricordi di un'infanzia in un paesino, non potevano mancare, danno proprio il sapore alle pietanze. Da questa parte c'è un altro elemento importante, il pane. Beh, diciamo che il connubio vino e pane è il massimo che si può avere, perché si diceva che una qualsiasi persona poteva avere soltanto del pane e del vino e si poteva tranquillamente nutrire, nel senso che comunque bastava questo sulla tavola, è il cibo fondamentale. Andiamo avanti in questo percorso e qui invece intravedo la bicicletta del contadino. Allora, prima abbiamo trovato la contadina, adesso abbiamo trovato qui il contadino, colui che in qualche modo era quello che dava vita a tutto quello che doveva produrre nel nostro territorio, in campagna, e quindi con tutti quelli che sono gli attrezzi che ci usavano una volta. Che bellezza, andiamo avanti perché la mostra è veramente ampia e complimenti al vostro lavoro. Tra l'altro so che questa è una riproduzione piccola, infatti, di una mostra ancora più estesa. Andiamo a cercare i punti principali, bicicletta del cestaio. Beh, anche il cesto è un elemento, simbolo del nostro territorio. E certo, è simbolo del nostro territorio. Adesso tutto è stato sostituito dalla plastica, purtroppo, o dal vetro.
e invece una volta si conservava nei cesti, il contadino tagliava dei grappoli d'uva, li portava a casa e si mantenevano perfettamente nei cesti. Questa bicicletta è molto bella e non solo si vendevano i cesti, ma si riparavano anche, quindi ci sono anche gli attrezzi con cui il cestaio proprio riparava quei cesti che magari si erano rotti. Perché c'era la cultura del non buttare via niente, tutto veniva riutilizzato e mai sprecato. E anche da questa parte vedo un elemento interessante della nostra cultura e soprattutto del passato, i setacci. Vari tipi, c'è quello per la farina, quello per le olive, perché si raccoglievano le olive e poi si dovevano togliere le foglie, quindi serviva il setaccio adatto. Ci sono vari tipi per tutti i lavori, insomma, del nostro passato, che adesso sono un poco abbandonati, ma che credo sia importante che vengano ripresi un pochino, insomma. Assolutamente sì, e vi lascio con questa immagine che parla da sola, la bicicletta del giornalaio, con queste riviste d'epoca che si sono conservate benissimo, e ovviamente l'informazione era estremamente importante, ma questo non c'è bisogno che lo approfondiamo. Grazie allora per avermi condotto in questa mostra, io continuo il mio tour in questa bellissima sagra, vado fuori. Grazie a voi, grazie alla vostra emittente per questo bel regalo che ci avete fatto, insomma, pubblicizzando la nostra sagra. Grazie. Siete sempre i benvenuti. Grazie, grazie. A voi la linea. Grazie Rebecca, avete dato un messaggio importantissimo, perché tradizione e amare le proprie tradizioni vuol dire anche amare quello che è il recupero, anche il recupero degli oggetti, e dovremmo pensarci bene oggi, visto che viviamo in una società dove l'usa e getta va di continuo, dovremmo pensarci tutti quanti, ragioniamoci, va bene. Nel frattempo però noi vi portiamo ancora a Polignano a Mare per il carnevale di Meravigliosa Maschera con la nostra Rosy Rubino che ci spiega ancora un altro simpaticissimo carro, guardate. Eccomi Valentina, un po' come si fa ai matrimoni, questa è la foto di rito direi. Sono in compagnia di tutte le mascotte, ovviamente del presidente di questa meravigliosa associazione, di cui con te Michele io adesso vorrei parlare proprio del secondo carro, perché mi affascina proprio lui, è Dragon Ball, e Dragon Ball piace a tutti, ma perché proprio Dragon Ball? Beh, perché intanto piace a te, per cui era un'idea fantastica pensare al cartone animato più visto. Io forse l'avrò viste tutte le edizioni almeno 10 volte, per cui ho colto l'occasione per riprodurre questi pupazzi che appunto riprendono la saga di Dragon Ball e che nonostante tutto possa essere un cartone animato ormai forse anche trapassato, però ogni volta che lo ripropongono riesce a catturare piccoli, grandi e perché no anche i nonni, perché alla fine i nonni sono l'anima, insomma, della famiglia e dell'ancora più forte, insomma, di quello che ormai oggi è il nucleo familiare, grazie ai nonni che riescono a mantenere un po' tutta la famiglia su, per cui Dragon Ball con tutta la sua simpatia e i colori poi mi piacevano tanto, per cui i colori sono l'anima anche del carnevale, nonostante il coriandolo appunto sia colorato. È tutto in cartapesta? Ovviamente tutto in cartapesta, quello che vedete straccetto per straccetto e secchi per secchi di acqua e farina, tanto impegno invernale, infatti l'edizione che magari state vedendo in versione short è proprio poiché alcuni carri sono già in lavorazione, in quanto siamo già pronti per la 20ª edizione che vi strabilierà e non poco direi. Michele, la cartapesta devo dire che seppur un materiale povero ha delle potenzialità sorprendenti, vero? Sì, è proprio questa l'anima anche del carnevale, quando con della semplice carta delle anime magari ben cucite in ferro danno corpo a questi pezzi colorati che riescono davvero ad animare periodi, nonostante tutto invernali, morti, e riescono a dare calore, perché comunque vediamo che d'inverno sono ben graditi e a quanto pare ho visto molti bambini anche in estate. Sì, anche in estate si riesce a poterli vestire, anzi io direi che il carnevale d'estate, non a caso a Rio, lo fanno proprio perché è più facile vestirsi
e non si va incontro ad raffreddori. Io oggi, Michele, ho optato per i colori. Sono tutta bella colorata proprio perché sapevo che oggi c'era, era facoltativo ovviamente vestirsi, ma ho notato che qualcuno, soprattutto i bambini, ha scelto proprio i costumi un po' riprendendo il carnevale di Rio. Sì, sì, infatti l'idea era anche questa, quella di lasciare libertà, di sentirsi anche liberi, di poter indossare un costume appunto stile carnevale di Rio, poiché siamo d'estate, siamo in una località balneare dove diamo sempre il benvenuto a tutti e perché no abbracciare un po' tutti quelli che sono i modi di potersi vestire, anche perché quest'anno Polignano è da anche da 2-3 anni sta avendo molta affluenza di turisti brasiliani, a cui ringrazio in prima persona, poiché io faccio un lavoro estivo di escursioni in barca, per cui conosco bene il turismo che arriva a Polignano, quindi Brasile, Argentina, Spagna, paesi caldi, perché non fargli trovare questa manifestazione? Assolutamente sì, io verrò a trovarti anche per l'escursione in barca, e soprattutto bene. Approfittatene anche voi. Grazie. E noi proseguiamo questo defilé di carri, questa volta non di moda ma di carri carnevaleschi qui a Polignano a Mare. Ti restituisco la linea, Vale. A tra pochissimo. Grazie Rosy, grazie mille, non vediamo l'ora anche di vederti in escursione, eh? Non vediamo l'ora. Va bene, allora noi ci fermiamo un attimino per un piccolo break pubblicitario, ci ritroviamo ancora tra pochissimo con Io Resto al Sud, state lì. Ben ritrovati amici di Io Resto al Sud, comincia la nostra seconda ora assieme. I territori che stiamo visitando della nostra bella Puglia in questa serata sono Polignano a Mare, Depressa, frazione di Tricase e poi andremo anche a Carosino. Allora, cominciamo da Depressa, frazione di Tricase, con la nostra Gialena Palmieri, detta la mia polpettina, che questa sera invece ci farà conoscere proprio quella che è la storia di questo paese. Guardate. Ciao di nuovo Valentina, sì mi trovo a Depressa e facciamo un salto indietro nella storia. Con me Armando Ciardo, buonasera. Buonasera a tutti, saluto il pubblico del programma Io Resto al Sud. Grazie Gialena per essere qui, grazie Valentina, grazie a tutti. Mi trovo nel mio splendido paese, paesello, che ha origini antichissime. Infatti è situato su un crocevia di strade che portavano dall'Oriente all'Occidente. E infatti ne è testimonianza un antico menhir che è poco fuori dal centro abitato, qui di Depressa, che attesta appunto la presenza e la storia di civiltà messapiche all'interno di questo territorio. E noi siamo con le nostre spalle c'è questa magnifica facciata della chiesa madre di Depressa, con i campanili in stile moresco che poche chiese hanno qui in provincia di Lecce. Depressa è il paese delle torri, abbiamo 3 torri, è il paese di un castello che avete visto, paese di un palazzo ducale che sta di fronte, è un paese di Cafausi, che era una coffee house che era vicino all'azienda vinicola, alla cantina vinicola, dove si prendeva il caffè, da quindi House coffee house, e quindi in dialetto un momento di digressione, di incontro, pauso, sì, un momento di incontro, di calma e di riflessione. Io so che all'interno di questa chiesa c'è un affresco, un rilievo. C'è un basso rilievo di grande importanza che è usato anche dal nostro vescovo, come è stato usato dal nostro vescovo come cartolina di auguri per il Natale in tutta la diocesi. Quindi ci vantiamo di questo piccolo tesoro che abbiamo qui all'interno della nostra chiesa madre, che spero insomma possiate riprendere e far conoscere un'altra occasione. Abbiamo un altro motivo per venire qui a visitare Depressa, che poi è un nome particolarissimo, da dove viene? Allora ci sono diverse ipotesi di pensiero. Una è perché si trova in un avvallamento, quindi in una zona di depressione. L'altro invece Depressa perché è stato represso dall'invasione turca. E quindi ci sono queste diverse ipotesi, una della depressione tra le serre di Andrano e l'altra come Depressa, ma diceva il nostro barone, depressa ma non vinta. E quindi
di buon auspicio, insomma, perché la gente che abita questo paese non è vinta, non è, ma è viva. Vedo un sacco di gente allegra, tutt'altro che depressa. Certo. E soprattutto in occasione della festa della Purpetta, devo dire che ci sono parecchi sorrisi che ci circondano. Sì, questo certamente, infatti ringraziamo coloro che si sono adoperati per far vivere l'estate e far conoscere questo paese alla gente che probabilmente si trova di passaggio, far conoscere questo borgo che, come potrete insomma poi riprendere alcuni scorci, è veramente molto bello. È vero Valentina, io con questo ti saluto, ma soltanto per ora. Torna presto da noi perché abbiamo tanto altro da raccontarti. A presto. E come vedete questa piccola frazione è ricchissima di storie. Finalmente il nostro ospite vi ha spiegato il significato del nome, di questo nome curioso però bello. Ovviamente salutiamo tutti gli abitanti di Depressa. E allora andiamo invece in collegamento con Rebecca Epifani, perché finalmente c'è l'inaugurazione della fontana che spilla vino. Guardate Rebecca, guardate. Eccoci Valentina, allora stiamo per entrare ufficialmente nel vivo della festa, perché questa sera parte l'inaugurazione. E la cosa più pittoresca di questa sagra, giunta alla sua 58esima edizione, è che alla mia destra c'è una fontana. Questa nella fontana della centralissima piazza Vittorio Emanuele III, al suo interno ha avuto una trasformazione. Ecco, l'acqua si è trasformata in vino e questo primitivo tra poco zampillerà proprio dalla fontana per dare inizio a questa tre giorni che animerà Carosino. Tra l'altro sul palco io vi mostro che ci sono le principali rappresentanze istituzionali, sindaci dei paesi limitrofi, oltre al sindaco Onofrio Di Cillo, che in questo momento ha la parola, e poi abbiamo tra i tanti ospiti anche il piacere di avere l'assessore all'agricoltura, all'industria agroalimentare, Donato Pentassuglia. Non ci resta che aspettare il via e vedremo il vino fuoriuscire da questa fontana, ma approfitto anche per mostrarvi la bellezza di questa piazza, perché siamo circondati da monumenti importanti, la chiesa Santissima delle Grazie, e poi a destra abbiamo il castello di Carosino. Attenzione, perché diamo ufficialmente inizio alla sagra, per cui eccolo qui, la fontana inizia a zampillare vino. Quell'applauso, i sorrisi, l'entusiasmo di tutto il pubblico che, sebbene probabilmente ha già visto questo evento, sono passati 58 anni, comunque è qualcosa che stupisce. Anzi, approfondiremo questa storia, perché magari sono 58 anni che va avanti questa bellissima manifestazione, ma questa particolarità è stata aggiunta in corso d'opera. Senz'altro non si possono raccontare 58 anni in 3 minuti, però proveremo a riassumere anche la storia di questa sagra in compagnia del sindaco. Vi faccio vedere i visi, i volti emozionati di coloro che hanno vissuto questo momento. Proviamo anche a chiedere qualche parere. Via, vanno via tutti, ma sono così temibile, non credo. Buonasera signora, come va? Via, mi sfuggono. Vediamo se qualcuno mi fa un sorriso. Signore, la vedo, ragazzi, ho incuto timore questa sera. Posso? No, niente. Valentina, nessuno vuole parlare con me. Ciao, diciamo, ciao. Ciao, l'abbiamo raccolto. È la prima volta che vedi questa fontana zampillare vino? Sì. È la prima volta, sei di qui? Sì. Beh, tu non puoi bere vino, è troppo presto, ma ti piacerebbe? È di Taranto. Ah, è di Taranto? Sì. Non ti posso chiedere se ti piace il vino, però posso chiederlo a te. Ti piace il vino? Sì. Beh, è l'occasione giusta per provarlo, allora. Per te no, aspettiamo un po' di anni. Per me un po' di anni è che è meglio. Bene, grazie mille. Buona passeggiata, vi restituisco la linea e ci vediamo dopo. Ma che cosa bella che abbiamo visto, veramente, anche per me, devo dire la verità, è stata la prima volta che ho visto uscire non acqua ma vino da una fontana. È un'esperienza stupenda, come sono belle le esperienze che vi facciamo vivere appunto con Io Resto al Sud. Noi vogliamo farvi veramente vedere quella che è la storia, quella che è la tradizione, entrarci, sentirla con mano. E sono io la prima, insomma, che si emoziona poi quando vede queste cose belle. Va bene, e allora, in tema di festa, andiamo a Polignano a Mare, sempre per il carnevale di Meravigliosa Maschera, con la nostra Rosy Rubino, che ha intervistato il presidente dell'associazione. Guardate. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani, la faccia di blu. Eh sì,
Oggi sono anche cantante, Vale, sono cantante anche per tutti voi che ci seguite da casa, ma sono qui nella meravigliosa strada con le parole di Domenico, della canzone di Domenico Modugno. Ma in questo momento vorrei raccontarvi un po' della storia di quel che oggi, o meglio del carnevale, proprio per questa Summer Edition. E sono in compagnia di Michele, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Il presidente dell'Associazione della Maschera Ufficiale di Polignano a Mare. Pescarello Scherzarello, la maschera ufficiale del Comune di Polignano a Mare dal 2008. Nasce dalla fantasia per dare voce, far sorridere due bimbi orfani e poi è diventato maschera ufficiale come Polignano a Mare. Non solo rappresenta Polignano a Mare, ma rappresenta anche la Puglia a livello nazionale. Infatti il mio comitato è sede regionale del Centro Nazionale perché sono cofondatore del Centro Nazionale delle Maschere Italiane, dove racchiude le maschere di tutta Italia di varie regioni. Non a caso a ottobre, il 14 ottobre, Pescarello insieme a due maschere di Conversano, Rovella e Smeraldino andremo a Columbus Day, invitate dal Ministero dei Beni e Ministero degli Esteri, e quindi saremo lì a rappresentare l'Italia e i colori della nostra Puglia. Il mio compito è quello di raccogliere le peculiarità di tutta la Puglia e portarle al Centro Nazionale. Ad oggi abbiamo portato altre maschere da altri paesi. Oggi con noi ci sarà anche il carnevale di Castellaneta, che anche lei si accinge ad entrare attraverso la maschera di Polignano nel Centro Nazionale. Michele, ma io voglio conoscere qualcosa di più sulla storia del carnevale. Sulla storia del carnevale. Allora, Polignano non ha un germe carnevalesco in sé per sé come altri paesi, ha veramente un germe artistico, però anche Polignano ha diritto ad avere un carnevale. Da tempi non sospetti c'erano altre associazioni che hanno fatto del carnevale, bambini in maschera, in piazza, qualche piccolo carrettino, così eccetera. Però la svolta si è verificata dal momento in cui è nata la maschera cittadina del Comune di Polignano a Mare, cioè precisamente nel 2008. A seguire alla maschera di Polignano, che rappresenta la Puglia, altre associazioni, tra cui l'associazione dell'amico Michele, la meravigliosa maschera, abbiamo messo su già il carnevale con i nostri carri. Ma questo è una parte del carnevale di Polignano, perché a livello amministrativo il carnevale di Polignano a Mare è registrato, e anche a livello nazionale, come il carnevale dell'arte e della fantasia, che è un carnevale a concorso. Siamo in crescita, adesso abbiamo il carnevale dei carri e quindi la fantasia dei carri, che verranno a sua volta premiati il carro più fantasioso. A seguire ci auguriamo nel futuro che Polignano diventi la capitale dell'arte e della fantasia. Tutti gli artisti, pittori, cantanti, fumettisti eccetera dovrebbero venire a Polignano per vincere il premio della Burla, che è un premio molto particolare. Grazie Michele, prego. Grazie, noi ovviamente ce lo auguriamo che tutto questo accada. Io continuo a raggiungere questa meravigliosa sfilata dei carri. Guardate un po' questo meraviglioso cuore, perché Polignano è anche amore. Ed è qui che ovviamente le coppie, fidanzatini, amici, si scattano una semplice foto. Lo farò anch'io a breve, lo farò per voi. È da qui che ci sentiamo più tardi. A dopo. Scappo. Ma che bello, veramente, io rimango incantata a guardare queste belle immagini. Va bene, allora andiamo a Depressa, andiamo a fare due chiacchiere con il sindaco, grazie alla nostra polpettina Gialena Palmieri, guardate. Che bella giornata qui ovviamente a Depressa, che valore ha un evento del genere in una frazione della sua città? Depressa è conosciuta per un rinnovo continuo delle tradizioni. Questa sagra viene dopo quella della pasta fatta in casa, che è conosciutissima. Si continua, c'è una tradizione gastronomica importante. Sottolineiamo che Antonio Guida, chef 2 stelle Michelin del Mandarin di Milano, è originario di Depressa. Quindi possiamo dire che l'arte culinaria qui è di casa. Sì, in ogni famiglia cucinano alla grande. E devo dire che mi piace sempre di più questo paese. D'altronde, che aria si respira in queste giornate piene di gioia e piene di festa? Quali sono gli obiettivi futuri?
Ma Depressa è uno dei borghi più belli del Salento e questo lo diciamo non soltanto perché ci teniamo, ma perché effettivamente è un luogo ricercato, molta gente ha comprato casa qui, gente importante, è un luogo in cui si vive bene. Poco tempo fa c'è stata una querella, non so se ci avete seguito anche voi, sì, perché non prende il cellulare per parlare. È vero. Da quel momento poi è scoppiato, perché è stato un momento di immagine, di pubblicità fortissima. Poi c'è Edoardo Whisper che abita lì di fronte, che con i suoi film, ricordiamo che ha fatto un film in cui il nome era trasformato in Desolata, ricordate, non so, per cui molta gente conosceva già Depressa. Adesso è arrivata agli allori della cronaca, in quel momento c'era Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai 4, Canale. C'eravamo tutti quanti, poi... ma d'altronde io penso che magari un posto nel quale non prende tanto il cellulare può essere anche un motivo di turismo in più per fare un po' di detox digitale. Questo è stato il leitmotiv, io dicevo dobbiamo inaugurare il tempo sconnesso, arriviamo qua, non abbiamo paura che squilli il telefono, siamo rilassati, viviamo meglio. E questo è vero, io devo dire che da quando sono qui sto vivendo alla grande, sarà perché c'è questo profumo di polpette che ho un languorino, Valentina, devo dirlo. La Prologo è in gamba, avete visto, loro organizzano frequentemente sagre di questo tipo e la gente ama, sono momenti di gastronomia di comunità, non devono sparire perché sono i momenti in cui la comunità si ritrova fuori dalle case a rinnovare le tradizioni antiche. Qual è l'augurio che ha per Depressa? Beh, che si trasformi sempre di più in un borgo a tradizione culinaria, perché noi abbiamo anche un'altra frazione che è Lugugnano, dove l'arte della ceramica la fa da grande, e poi la dimora del poeta Comi, lì c'è un altro tipo di tradizione. L'arte culinaria è storia e futuro di Depressa. Abbiamo tanti motivi di orgoglio in questo paese, Valentina, come ben sentito dal sindaco, noi siamo contenti che ci avete ospitato questa sera qui in occasione della festa della Burbetta. Ci sentiamo tra pochissimo perché, come state vedendo, c'è il palco di Bar Italia, tra poco inizia la festa. Allora, tra poco! Grazie Gialena, tra pochissimo entreremo nel vivo della festa. E di festa sempre si parla, quella di Polignano a Mare per il Carnevale della Meravigliosa Maschera. Andiamo con la nostra Rosy Rubino che ha fatto due chiacchiere con l'assessore, guardate. Eccomi Valentina, in questo momento mi trovo con l'assessore di Polignano a Mare, Francesco Muciaccia, buonasera. Buonasera a voi e ai vostri telespettatori e grazie per essere qui con noi. Grazie a voi per la disponibilità soprattutto. Io adesso vorrei parlarvi, oltre al Carnevale Summer Edition, vorrei parlare di questa iniziativa di Polignano a Mare, ovvero delle altalene che sono un po' dislocate in tutto il borgo. Sì, questa iniziativa dal titolo 30 altalene è a cura di un artista contemporaneo fra i più importanti di Puglia, Francesco Arena. È un'iniziativa fortemente voluta dalla Fondazione Pino Pascali nell'ambito del premio dedicato a Pino Pascali in collaborazione con il Libro Possibile, che nell'edizione di quest'anno, del 2024, a luglio ha visto una vera e propria esplosione di arte pubblica che ha portato alla realizzazione di 30 altalene dislocate in tutto il territorio comunale, anche sulla costa, nelle marine di Polignano, e che ha visto migliaia e migliaia di utenti, di bambini che, pur essendo delle vere e proprie installazioni, hanno potuto beneficiarne sedendosi, fruendo direttamente di questa opera importantissima. È un momento di divertimento, ma soprattutto un modo per scattarsi anche una foto. Assolutamente sì, sono un attrattore incredibile di selfie e di fotografie, ma hanno un significato profondo, la possibilità di fruire dell'arte non più dal basso verso l'alto, cosa che diciamo è una consuetudine, ma finalmente dall'alto verso il basso. Ci si siede sul sedile dell'altalena e si possono leggere, anche se in maniera rivisitata dall'artista, delle frasi che sono contenute e sono espressione degli scrittori che hanno partecipato all'edizione 2024 del Libro Possibile. È davvero bellissima questa iniziativa, io mi complimento, assessore, ma sono anche curiosa di scoprire altri eventi in programma qui a Polignano a Mare. Sì, diciamo, come vedete oggi siamo travolti dal pubblico, dalla folla per l'edizione estiva del Carnevale, una sperimentazione al primo anno, ma non abbiamo completato il programma dell'estate che in realtà si spingerà fino a fine ottobre allungando la stagione e che passerà anche da grandi eventi molto importanti come il prossimo che sarà un tributo a Polignano come città della musica e che vedrà ovviamente coinvolta un omaggio al nostro amato Domenico Modugno
il 6, il 7 e l'8 di settembre in collaborazione con la Fondazione Sinfonica di Sanremo. L'Orchestra di Sanremo sarà presente a Polignano con tante sorprese che sveleremo nei prossimi giorni. Grazie mille, Assessore, è sempre un piacere venire qui a Polignano a Mare a trovarmi, questa cornice perfetta, direi. Grazie a voi, siete benvenuti, vi aspettiamo. Grazie, grazie. Qui si continua a fare festa, musica, divertimento ed io continuo perché ci sono ancora altri carri che attendono di essere, diciamo, svelati per conoscere al meglio i vari dettagli. Restate con noi. E restate con noi perché stiamo vivendo veramente una serata eccezionale. Allora andiamo a Depressa da Gialena Palmieri per la festa della polpetta e andiamo proprio tra gli stand. Vediamo, vediamo cosa hanno scelto le persone. Gialena. Ciao Vale, e con questo meraviglioso orologio che alla fine fa parte del municipio, io per la seconda volta mi sono imbucata dietro le quinte. Andiamo a scoprire perché abbiamo visto come si preparano più o meno le polpette, ora però vediamo la parte finale, quella di quella che ci piace, quella che preferiamo, quella dove si mangia, Vale. Io vedo qui, inizio a sbirciare delle signore perché quelle che non abbiamo visto sono le polpette al sugo. Buonasera, la gente scappa. Buonasera. Buonasera. Allora. Volti conosciuti, qua ci sono le famose polpette al sugo. Sugo. Forte. Quanto tempo ci vuole per fare questo sugo? Beh, se si fa cucinare a fuoco lento, un paio d'ore. Un paio d'ore minimo? Minimo, sì. Tutto a fuoco lento. E devo dire, Valentina, che sono caduta in tentazione, ma d'altronde abbiamo provato a cucinarle e mi aspettava anche un assaggino. Quali sono quelle che stanno andando maggiormente? Quelle al sugo, quelle fritte? Le melanzane, le fritte, un po' tutte veramente. Non abbiamo una vincente ancora? Ancora no. Se la giocano, continuano a giocarsela. A questo punto io direi, sbirciamo la gente che sta in fila. Sono tantissimi, sono venuti in tantissimi per mangiarle, ma andiamo nell'angolo cottura. Angolo Pentoloni, buonasera! E qui abbiamo... Buonasera! E questo forse è l'angolo più profumato, possiamo dirlo? Certo, frittura, polpette fritte... Mi dicevano di là, Anna, che non c'è ancora una polpetta che sta vincendo rispetto alle altre. No, stiamo consumando tutto, abbiamo fatto 10.000 polpette, quindi ne sono rimaste pochissime, quindi al sugo, con la ricotta forte, col caciocavallo, stanno andando molto quelle fritte. Ti hanno abbandonato nel momento frittura, ma c'è un movimento, c'è una scuola per imparare a friggere, come funziona? Stiamo solamente attenti a non bruciarle, solamente quello, dai. Quindi un lavoro semplice? Sì, assolutamente sì, queste fritte sì. Dobbiamo stare molto più attenti a quelle col sugo, così non si bruciano, solo quelle. Me le fai vedere? Subito. Sai com'è? Che meraviglia! Venite a sbirciare! Che profumo e che colore! Beh, possiamo dire che stasera abbiamo vinto. Io ho provato a fare le polpette. Anna non mi ha dato il benestare, però poi mi ha offerto le sue e devo dire che erano molto molto buone. Molto buone, sì. Sono fatte da mani e da gente che da una vita che fanno polpette, tutto quanto, imparate, diciamo, dai nonni, dagli antenati, tutto quanto. Quindi stiamo continuando la tradizione. Allora Valentina, fammi andare, che se no non riesco a mangiarle, che qua finiscono tutte quante. Quindi a dopo, Vale, lasciami andare a mangiare. A dopo, ciao. E ti lascio assaggiare sì queste bontà. Del resto, ci avete fatto caso, le polpette quando te le servono a tavola sono un po' come le ciliegine, no? Una tira l'altra. Sto già gustando il pranzo di domenica. Bene, e allora andiamo in diretta dalla nostra Rebecca Epifani, che si trova appunto a Carosino, per la sagra del vino. Rebecca! Vediamo se riusciamo. Eccoci qui. Allora, io mi stavo fidando alle indicazioni. Sono all'interno del castello che ormai avete conosciuto bene anche voi. Mostra dei vini fatta, direi,
ci manca il percorso del gusto, che però è da questa parte. Quindi venite con me, vedete il viavai di persone. E ovviamente quando si parla di gusto, promozione del territorio, ci sono delle associazioni che sono dei punti di riferimento per la collettività, e abbiamo infatti qui proprio la parte che riguarda la Prologo, con quelle che sono le bontà gastronomiche. Però alle bontà gastronomiche bisogna anche saperci accostare il vino. Allora intanto vi presento il menù, che non mi pare niente male: orecchiette al sugo, orecchiette alla crudaiola, polpette, non per fare concorrenza alla nostra amica che è in quel di depressa, però io ho un'esperta da questa parte che mi potrà aiutare a capire come si possono abbinare forse i vini ai cibi giusti. Buonasera a tutti, benvenuti in questo angolo così suggestivo del castello di Carosino. Bene, come tu hai letto, le degustazioni che si susseguiranno in questi 3 giorni della 58ª sagra del vino sono, come per partire, quindi questa orecchietta al sugo con delle polpette, che sono due piatti, polpette al sugo, sono due piatti tipici della tradizione culinaria, caratterizzati da questo contrasto tra la dolcezza della pasta, dell'orecchietta, e la tendenza acida del pomodoro. Il percorso enogastronomico continua nei giorni seguenti. Domani avremo in degustazione altri due prodotti simbolo della nostra tradizione culinaria. Avremo in degustazione un altro piatto a base di orecchiette, ancora più stuzzicante e più gustoso. Chiaramente le orecchiette con le cime di rapa. Chi non ama questo piatto, questo contrasto tra questo dolce e l'amarognolo della rapa, chiaramente. Tutto poi condito con la sapidità dell'alice che viene mantecata all'interno della cottura, della fase della cottura. Poi un altro piatto invece è la parmigiana, è una regina delle nostre tavole la parmigiana, questo piatto tridimensionale che è il simbolo delle nostre famiglie. Le nostre nonne amano cucinare questo piatto, prepararlo con amore, il profumo inebria le nostre case e si riconosce. Continua e con l'ultima degustazione presente invece sabato, che vedrà anche altri due piatti tipici della nostra tradizione, che sono chiaramente fave e foglie accompagnate dai friggitelli, e questa tendenza dolce anche viene accompagnata e avvalorata dall'amarognolo un po' della cicorella. E naturalmente si conclude con una regina della Puglia, che è riso, patate e cozze. Io vi invito a venire tutti a Carosino ad degustare questi piatti insieme ad altrettanti vini gustosissimi che ci sono qui. E vi ricordo che la Prologo ha in serbo tantissimi, la Prologo di Carosino chiaramente ha in serbo tantissimi progetti in grado di valorizzare il nostro territorio, anche attraverso progetti in grado di valorizzare il territorio attraverso l'archeologia, esatto, unendo anche la valorizzazione del vino. Quindi benvenuti a Carosino e benvenuti alla 58ª sagra del vino. E benvenuti, tra l'altro permettetemi proprio di farveli notare e di sottolinearli, ma quanto mi sono piaciuti, grazie alla nostra esperta che ci ha condotto in queste importanti informazioni, ma guardate con quanta semplicità si riescono a creare delle decorazioni a tema. Vedete, proprio grazie ai tappi di spumante in questo momento, anzi di vino, abbiamo dei grappoli d'uva. Insomma, niente, qui la passione per le tradizioni, per la cultura popolare è ben viva, quindi vi aspettiamo per continuare a raccontarvi questa bellissima storia. Grazie Rebecca, veramente. Tra l'altro avete nominato friarielli, parmigiana, riso, patate e cozze, io non ce la faccio più, vado a mangiare qualcosa, facciamo una piccola pausa pubblicitaria, voi state lì, io ho bisogno di mangiare, scusatemi, ma è così. Ben ritrovati amici di Io Resto al Sud, ritorniamo ancora in provincia di Taranto a Carosino per la Sagra del Vino. La nostra Rebecca Epifani è stata a fare due chiacchiere con il sindaco al castello, guardate. Eccoci Valentina, allora abbiamo visto quasi questa magia, questa fontana che anziché far fuoriuscire dai suoi fori principali l'acqua fa zampillare il vino. Abbiamo visto e abbiamo vissuto insieme il momento dell'inaugurazione e mi trovo finalmente in compagnia del sindaco. Buonasera, innanzitutto come sta?
un po' emozionato perché insomma è stata veramente una bella inaugurazione quest'anno. Sono venuti tanti amici sindaci, l'assessore regionale, insomma credo che Carosino sia stata veramente onorata tanto quest'anno per la sua 58esima Sagra del Vino. Ecco, possiamo soffermarci su questa 58esima edizione, per esempio la parte più scenografica della fontana, c'è sempre stata o è stata una novità ad un certo punto del percorso? No, c'è sempre stata, l'unica novità è che noi la facciamo, diciamo iniziamo la Sagra del Vino alle 4:30 del mattino da qualche anno, da quando mi sono insediato io. E inizia a zampillare la fontana, la riempiamo e la facciamo zampillare alle 4:30 del mattino e poi iniziamo con un concerto all'alba che quest'anno è stato veramente veramente molto bello. Molto scenografico, ne ho sentito parlare, poi tra l'altro oltre alla musica c'è stata anche una colazione contadina offerta. C'è stata una colazione contadina offerta dalla Proloco e dall'associazione Il Simposio dell'Olionio e la particolarità, lo dicevo stamattina, è in un'atmosfera molto particolare, dicevo non sembra quasi di essere a Carosino. E la particolarità era che non solo eravamo a Carosino, ma i due artisti che hanno suonato il violino e la chitarra erano figli della nostra terra, e quindi questo è stato veramente una cosa bellissima per tutta la comunità carosinese. Un grande traguardo, ma questa manifestazione ci tiene a porre l'attenzione sulla parte enogastronomica ma anche culturale. Infatti sono in corso delle visite, mi pare, a quello che è il castello, comunque c'è libertà d'accesso. Assolutamente, il castello è aperto a tutti, chiunque voglia può entrare, abbiamo un percorso anche enogastronomico per far assaggiare a chi entra, insomma, quelli che sono i prodotti tipici locali, bevendo un buon bicchiere di vino locale. Il suo rapporto personale con il vino, se posso? Il mio rapporto personale con l'alcol in generale non è un buon rapporto, però quando sono con gli amici mi trovo abbastanza bene. Invece Carosino è nota anche per essere la città del vino, il rapporto di Carosino con questo prodotto? Beh, è la bevanda più importante, insomma noi siamo un paese prettamente agricolo, il vigneto, il primitivo è insomma l'uva più che si produce di più di ogni altro, quindi è un rapporto veramente molto molto importante, non solo per il contadino ma per l'economia in generale. Benissimo sindaco, grazie per aver condiviso con me questo momento, io adesso sono pronta per portarvi all'interno della vera festa, andiamo a conoscere i protagonisti e i vari stand e le associazioni che hanno partecipato, grazie sindaco. Grazie a voi, grazie e buona Sagra del Vino anche a voi. Grazie, a voi la linea. Grazie Rebecca e grazie sindaco, allora tra poco entreremo anche con voi nel vivo della festa. E allora, sempre di festa si parla, quindi andiamo a Polignano a Mare per il Carnevale di Meravigliosa Maschera con la nostra Rosy Rubino che è andata a fare una bella passeggiata per Polignano con il sindaco, guardate. Eccomi Valentina, mi trovo in compagnia del sindaco di Polignano a Mare, buonasera. Buonasera a voi e buonasera a tutti i telespettatori. Devo dire che è una bellissima iniziativa e soprattutto un bellissimo evento riportare il carnevale, quello che è soprattutto riconosciuto nella stagione invernale, in estate. Sì, esattamente. È stato un po' voler osare, però poi il coraggio spesso ripaga ed eccoci qua. Avete potuto vedere e potrete ancora documentare la folla di gente che si è riversata nel paese, nelle strade, nella piazza principale. Ci sono tanti cittadini, tanti polignanesi che con curiosità si sono approcciati all'evento, ci sono anche tanti turisti che stanno potendo apprezzare quelli che sono stati i carri di quest'inverno, che chiaramente magari a volte anche, perché no, offuscati da altri carnevali, oggi a Polignano possono godere anche della bellezza e della bravura dei nostri artigiani che hanno comunque messo su diversi carri molto belli e che erano degni di una vetrina, di una visibilità come quella di oggi. Tanta gente, siamo felici e ovviamente un grande grazie agli organizzatori, all'associazione Meravigliosa Maschera che insieme al Comune ha voluto fortemente, devo dire, puntare su questo evento. Grazie. Io ho notato che qui, anzi mi diceva, che sabato ci sarà uno degli eventi importanti. Sì, sì, sì. Allora noi siamo all'interno, come il carnevale estivo, della rassegna estiva polignanese che ha visto tantissimi eventi e soprattutto abbiamo voluto puntare fortemente con eventi ad agosto, a settembre e ad ottobre. Il 31 di agosto in particolare sul balcone che è stato ben ripreso avremo la fine di un pomeriggio musicale
che parte dalle ore 19 sul ponte di Lamo Monachile, che addobberemo con i fiori, con le piante. Abbiamo una collaborazione, un patrocinio anche col comune di Terlizzi, abbiamo voluto coinvolgere loro perché dobbiamo costruire sempre più ponti tra i comuni, e quindi dalle ore 19 avremo 4 esibizioni musicali su 4 balconi del ponte di Lamo Monachile, che è uno degli scorci più invidiato, più fotografato di Polignano a Mare, per terminare alle ore 21:30 col concerto di Alan Sorrenti. Quindi abbiamo Alan Sorrenti, il tutto perché dobbiamo ricordare un maestro purtroppo scomparso prematuramente, che è Pierluigi Galluzzi, un nostro figlio di Polignano. Spesso parliamo di Domenico Modugno, abbiamo Pino Pascali, ma un grande discografico di Polignano è stato Pierluigi Galluzzi, purtroppo troppo giovane, in età giovane scomparso, e che ogni anno ricordiamo con una rassegna, un evento. Lui era conosciuto a livello nazionale, e quindi Alan Sorrenti è stato una delle persone che lo ha conosciuto e lo abbiamo voluto invitare per celebrare appunto il premio per Luigi Galluzzi. E sarà sicuramente un bellissimo evento, molto suggestivo. Guardate un po' dove siamo, alle mie spalle, uno degli scorci più caratteristici, direi, di Polignano a Mare. Sì, sì, chiaramente lo custodiamo gelosamente, la gente anche a quest'ora è al mare. È una vera cartolina, sindaco. Io direi che è una delle cartoline di Puglia, lo dico con orgoglio, non con vanto, ma con orgoglio, perché è un pezzo di Polignano, ma come mi piace sempre dire, è un pezzo di Puglia. Noi siamo prima di tutto cittadini pugliesi, e poi chiaramente siamo orgogliosi di esserlo di Polignano, ed è, diciamo, disponibile per tutti i pugliesi, per tutti gli stranieri e soprattutto per i polignanesi. Effettivamente è uno dei posti più fotografati, non è l'unico, però questo assieme a San Vito, assieme alla Costa Ripagnola, assieme a Portalga, sono delle insenature caratteristiche che, insomma, abbiamo ricevuto da Madre Natura in dono e dobbiamo rispettarlo. Ne approfitto chiaramente per ricordarlo a tutti coloro che vengono a Polignano: teniamo cura del nostro territorio, perché la bellezza è da parte dell'amministrazione quella di poterlo tenere conservato, ma anche di chi ci arriva ad avere cura dei luoghi che percorriamo tutti i giorni. Grazie mille. Sindaco, salutiamo tutti gli amici a casa che ci stanno seguendo di Io Resto al Sud. Io resto al sud, io resto a Polignano il 31, e poi ne approfitto anche il 1° di settembre in piazza, abbiamo un evento gratuito in onore di Lucio Dalla, e poi dal 6 all'8 di settembre, consentitemelo, c'è l'omaggio a Domenico Modugno, 3 giorni straordinari che vedranno anche sul palco, oltre a grandissimi autori della musica italiana, per 3 giorni, venerdì, sabato e domenica, anche l'orchestra, la fondazione dell'orchestra di Sanremo. Grazie mille, insomma, un calendario ricco di eventi, questo calendario estivo ancora. Io ti restituisco la linea, Valentina, ci vediamo tra poco. Esatto, Rosy, un calendario ricco di eventi, quindi continuiamo a goderci l'estate, continuiamo a goderci la bella Polignano, quindi se potete andate ad ascoltare questi meravigliosi concerti prossimi in calendario. E allora noi invece andiamo a Depressa dalla nostra Gialena Palmieri, che ha fatto 2 chiacchiere con il vicepresidente della Proloco, guardate. No, no, ma soprattutto questo non è l'unico evento che fate qui. No. Buonasera a tutti innanzitutto, no, non è l'unico evento che facciamo qui, la Proloco anzi ha questo obiettivo primario, quello di far vedere ai paesi limitrofi, alle persone che vengono qui per vacanza, che creiamo un po' di movimento, che mettiamo in risalto un po' le nostre tradizioni culinarie, mettiamo un po' di musica, insomma facciamo festa, siamo un popolo che vuole vivere la vita in maniera anche festosa. Devo dire che questa cosa è stata veramente molto illuminante anche per noi di Io Resto al Sud. E come diceva il sindaco, avete un'arte culinaria che dà tanto, davvero regala tanto di sé. Si può dire che tanto gira intorno al cibo, ma so anche che Depressa ha una bella storia. Sì, ovviamente è un borgo che ha una storia abbastanza interessante, forse per certi aspetti poco conosciuta, non essendo un grande centro, magari non attrae, va scoperto. E che noi attraverso queste manifestazioni di tipo culinario, che magari attraggono a primo impatto, no, il cibo, la festa, la musica, e poi perché no anche l'arte e le risorse e la storia che ci riguarda, insomma. Noi
Allora, siamo su un bellissimo balcone che si affaccia sulla piazza principale e abbiamo alle spalle il palco di Bar Italia, che inizierà a breve a fare musica, a fare spettacolo. Cosa ci aspetta? Tanto ballo, immagino. Sì, sì, sicuramente. È la seconda volta che chiamiamo Bar Italia. Tutta la fascia diverte con le canzoni magari di un tempo ai giovani che comunque hanno voglia di ballare e di ascoltare canzoni che hanno fatto la storia. Quindi per noi Bar Italia è motivo di festa. E devo dire che noi facciamo parte un po' di tutte queste classi, quindi per il momento ci salutiamo, ma tornate tra di noi perché anche noi dobbiamo festeggiare insieme a voi. Quindi siamo tutti a depressa. Perfetto. Siamo tutti a depressa. Vi aspettiamo. Vi aspettiamo. A tra poco, a te la linea, Valentina. E tutti felici a depressa, andate a visitare questo borgo carinissimo. E allora, noi nel frattempo però vi portiamo ancora a Carosino dalla nostra Rebecca Epifani collegata in diretta. Rebecca! Eccoci, siamo! E allora, volevamo entrare nel vivo della festa, ci sono tanti attori protagonisti che rendono questa edizione speciale. Il cibo lo abbiamo visto, di vino in parte ne abbiamo parlato, tra poco approfondiremo, ma lasciamo spazio anche alla musica, all'intrattenimento musicale che continua con il Summer Tour 2024 della Banda Adriatica. Vi sentiamo suonare e ci ricordiamo per un po'. Siamo di Pulzano. Ok, ok. E tra quanto ripartite? Tra 10 giorni più o meno. Avete modo ancora? Cosa porterete a casa come ricordo della Puglia? Cosa vi è piaciuto di più? Molto bella la gente, l'ambiente. Il vino invece, che rapporto avete col vino? Non ho capito. Che rapporto avete col vino? Siamo bene. Sì, molto buono. Buono, buono, ok. Li lasciamo degustare, abbiamo invaso il loro spazio. Quando c'è la musica alta, lo sapete, dobbiamo gridare un po' e questo succede. Succede tra noi, tra voi, però è la realtà. Allora, buonasera, lei, ma io oggi devo avere qualcosa che incute timore alle persone. No. Signora, buonasera, posso? Come si chiama? Giussi Albano. È della zona? No. E di qui? Sì, sì, sono di Carosino, sono la produttrice di Caros Tenute Tocci. Ottimo, quindi avete un buon rapporto con il vino, chi meglio di voi, insomma, intenditori. Come è cresciuto il rapporto di Carosino nel corso del tempo con il vino? È cresciuto tantissimo, è un passo avanti, ogni anno credo che si sta facendo un passo avanti in tutti i campi, in tutte le qualità del vino. Ma voi trovate che il pubblico sia più attento, più consapevole? Trovate che il pubblico sia più consapevole, conosce meglio il prodotto, sì, è più esigente, sì, magari? Sì, anche i giovani stanno riconoscendo i prodotti, si stanno avvicinando al mondo del vino, dove prima era difficile il giovane avvicinarsi al vino. Invece stiamo riscontrando
positività in questo, i ragazzi piace il vino. Bene, abbiamo tanti wine lovers in zona, bene così, in bocca al lupo, vi lascio continuare la vostra festa e da qui io ti restituisco la linea, Valentina, e vi aspetto ovviamente per un nuovo collegamento in postazione. Grazie Rebecca, grazie mille, tornerò da te tra pochissimo. Andiamo ad un'altra festa, sempre a Polignano a Mare, perché per la gioia dei bambini c'è la nostra Rosy che ci mostrerà il carro dove c'è la nave dei pirati. Guardate! Continua il carnevale di Meravigliosa Maschera di Polignano a Mare. In questo momento guardate un po' dove mi trovo. Sono proprio all'interno della nave dei pirati dei Caraibi. Davvero? Sì. Buonasera, il tuo nome? Francesco. Allora Francesco, ma come mai? Perché si è voluto realizzare proprio questa nave? Era un tuo sogno da bambino? Sì, il mio sogno sì, poi grazie ai nostri collaboratori, ai nostri soci, abbiamo voluto fare questa nave di cartapesta con una struttura in ferro, dei pezzi in polistirolo e nulla, tutta... Ma tu di dove sei? Io sono di Polignano. E quanto tempo ci hai impiegato per creare questa meravigliosa struttura? Oltre un mese di lavoro. Solo? No, assolutamente no. Con tutta la squadra e il team di Meravigliosa Maschera praticamente. Ma io sono curiosa, come avviene tutta questa organizzazione? Come avviene proprio la realizzazione? Sono curiosa. Nulla, bisogna fare la struttura in ferro, poi bisogna aggiungere di polistirolo dove c'è, ne so, dei particolari tipo la punta, la prua, tutto quanto, e poi con colla e carta rivestire tutto e dare colore, e poi addobbare con delle luci, reti di pescatori, così più naturale, più credibile. Insomma, step by step si realizza una meravigliosa nave. Certo. E poi in solo un mese, complimenti. Però, ripeto, non sono da solo, assolutamente no, è tutta la squadra completo che ci dà, diciamo, l'aiuto tutti quanti. Io ti ringrazio, nel frattempo scendo, vediamo un po', scendo da questa nave, eccomi, ci sono, a volte faccio le cose strane, ma lo faccio per voi, perché mi manca anche l'ultimo carro ed io corro, venite, vi porto con me. Ecco qui, alle mie spalle, l'ultimo carro, una meravigliosa macchina elettrica. E sono in compagnia di Tina, che ce ne racconterà di più. Buonasera. Buonasera a tutti. Anche questo carro è il frutto di settimane di duro lavoro da parte degli associati di Meravigliosa Maschera. Ebbene sì, il carro alle nostre spalle rappresenta una macchina elettrica, perché anche in questo l'associazione Meravigliosa Maschera si porta avanti promuovendo la mobilità sostenibile. Il carro è realizzato in questo caso in cartapesta e con delle luci a LED, sempre in ottica di una sostenibilità in tutto e per tutto. Insomma, anche questo è stato realizzato in un mese? Sì, in un mese o anche meno, davvero. Ed è uno dei simboli principali di questo carnevale, che è uno dei più amati delle scorse edizioni anche. È davvero molto molto bello, soprattutto caratteristico, e mi piacciono anche i colori, devo dire che sono molto nitidi. Esatto, colori molto vivi, dinamici, che subito risaltano anche agli occhi, con le luci che appunto si spengono e si illuminano a intermittenza. Bellissimo. Davvero molto molto bello. Io ti ringrazio Tina, so che presenterai l'evento adesso sul palco, quindi ti lascio subito libera. Vi ringrazio, grazie a voi per l'attenzione e buon proseguimento. Grazie Tina. E ovviamente io non finisce qui, perché sì, è vero, vi abbiamo mostrato il carnevale di Meravigliosa Maschera di Polignano a Mare, ma adesso voglio farvi vedere qualcosa di diverso, qualcosa in più, ma non vi spoilerò nulla. Ti restituisco la linea. Perfetto, Rosy, grazie, ci stai veramente facendo vivere delle emozioni enormi questa sera. E allora noi facciamo un piccolo break pubblicitario e ci ritroviamo ancora tra pochissimo per viverci questa bella serata di Io Resto al Sud. Restate con noi.
Ben ritrovati amici di Io Resto a Sud, continuano ancora i nostri collegamenti in diretta. Andiamo a Carosino in provincia di Taranto con la nostra Rebecca Epifani in occasione della Sagra del Vino. Rebecca! E voilà, mi avete chiamato? Sono pronta. Allora, Valentina, ovviamente non può mancare la zona dello street food, che sebbene non sia locale, signori miei, ci piace, o altrimenti non saremmo qui. D'altra parte poi, proprio messo nel contesto di Carosino, in queste viuzze in cui ci sono tantissimi ragazzi, e vediamo quelli che sono i prodotti, arrosticini, patatine, venite proprio con noi, lo facciamo live. E tra l'altro, tra una cosa e l'altra, io avevo notato una piazza molto particolare, proprio antistante la chiesa, che così vi posso anche mostrare la chiesa Santissima Maria delle Grazie, di cui vi parlavamo poco fa, e proprio di fronte a questa chiesa ci sono delle panchine molto particolari. Io ora dovrò, in maniera molto maleducata, far alzare dei signori per mostrarvele, ma lo faremo perché abbiamo un obiettivo, è raccontarvi il territorio. Io ho bisogno che le signore si alzino. Adesso vediamo quelli che... Ah, no, l'ho trovata una libera, aspettate, venite con me. Allora, sono sei queste panchine, e sono delle panchine che in effetti rievocano un libro aperto, ma non è che sono messe lì a caso. In occasione del 700enario della morte di Dante Alighieri sono state portate qui queste sei panchine, che in realtà riproducono proprio dei canti dell'inferno. Ora ci avviciniamo. Mi scusi signora per l'invadenza, è che stavo raccontando proprio queste panchine molto belle e originali che avete qui a Carosino, e le volevo proprio far vedere. Questo è un passo del purgatorio, per esempio, lo vedete, molto bello. Dall'altra parte avevo letto dei canti dell'inferno. Approfitto, signora, per chiederle il suo nome, posso? Ada. Signora Ada, lei è di qui? No, qua vicino, di Monte Iasi. Ah, ma senta, ma lei la conosceva la Sagra del Vino? Sì, ed è una vita che si fa qua. È una vita che si fa. Ma io sono curiosa, quella di quest'anno la vedo, è bellissima. Ma com'era nel passato? Era più bella ancora. Era ancora più bella. E cosa è cambiato? È perché prima venivo dai tarantini a caricarsi il vino a non finire, con dei contenitori belli grossi, li riempivano e se li portavano a casa. Invece adesso, se vuoi il vino, devi pagare un bicchiere di vino. Ah, tutto ecco. Qua. Ecco, quindi magari possiamo lavorare su questo aspetto. Le critiche costruttive fanno bene. Sì, sì, certo. Grazie niente, mille. Niente. Si sieda pure. Io però volevo ritrovare quel passo che tutti conosciamo a memoria, che poi è l'inizio. Adesso vediamo se lo scovo. Così con l'occasione faccio amicizia con qualcun altro. Eccolo qua. Signori, buonasera. Posso avvicinarmi? Siete di qui? Una bella ragazza, no, siamo lì. Di Taranto. Siete di Taranto. Sì, io non è che mi sono messa qui a caso. In realtà approfitto per chiedervi se conoscevate già la festa del vino. Sì, siamo venuti diverse volte. Ok, vi sta piacendo questa edizione? Sì. Che rapporto avete con il vino? A tavola, ogni tanto, ogni sera? No, tutte le sere no, ogni tanto. Purtroppo con l'età cerchiamo di... Quasi non eliminato, però quando si è in compagnia lo beviamo. Le occasioni importanti ci sta, sì, no? Per festeggiare. Un bicchiere sì, okay. Anche perché adesso si preferisce, no? La qualità alla quantità. È giusto, è un giusto ragionamento. Allora io con molta nonchalance vi posso chiedere di alzarvi un secondino? Scusatemi, non è che voglia proprio, state con me. Però ragazzi, non resistevo. Guardate qua, nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ah, quanto a dir qual era e cosa dura, e sta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensiero rinnova la paura. Il resto è storia, l'abbiamo studiata tutti, la Divina Commedia, ed è qui, accomodatevi, riprendete il vostro posto, non resistevo, dovevo mostrare questa panchina. Detto ciò, io ti restituisco la linea, restituisco anche la bottiglia, signori, perché francamente non è mia. Era qui. No, non è la mia. È proprio vero che il vino fa buon sangue, questa è la verità, e grazie per questo piccolo stralcio di cultura. Ogni tanto ci vuole, Rebecca, grazie mille. Bene, e allora noi ritorniamo a Polignano a Mare in occasione del Carnevale di Meravigliosa Maschera, però questa volta la nostra Rosy Rubino ci farà scoprire qualcosa di diverso proprio su Polignano. Guardate. Mi vedete? Sì, sono io, sto arrivando. Eccomi, ci sono, come vi avevo promesso. Volevo farvi vedere Polignano by night. Come una regina sono arrivata qui, sono all'interno di questo Ape Calessino, giusto?
in compagnia di Giuseppe. Oh, grazie, ma quale onore, ma vedete un po' come mi trattano. Buonasera. Buonasera. Che bel tour che abbiamo fatto in quel di Polignano. Ma dove mi hai portato? Allora, oggi vi porto a visitare Portalga. Ma salutiamo anche dei signori che sono qui. Buonasera! Buonasera. Buonasera. Allora, conosciamo Portalga? Portalga, diciamo che anticamente veniva chiamata anche Calasala. Questa è una piccola caletta di pescatori. E come potrete notare tra poco, in questa caletta ci sono tutti i gozzi di pescatori. I gozzi di pescatori, la maggior parte, sono di colore rosso e verde, che rappresenta appieno la bandiera del nostro paese. In più potrete anche notare due opere. Una è una barca tagliata a metà, dove c'è una piccola libreria, dove uno può prendere un libro, lasciare un libro, è sempre fornita come libreria, mentre il restante della barca ci organizzano praticamente un piccolo presepe tutti i Natali. Calcolate che queste barche sono state recuperate dal mare. Okay. Ma Giuseppe, che meraviglia! Scusami, ma dovevo ammirare il posto dove mi hai portato. È una vera cartolina. Sì, esattamente. La maggior parte delle calette di Polignano ha tutta questa tipologia. Queste sono delle lame. Noi per tutta Polignano abbiamo circa 10 lame per tutta Polignano. Anticamente questi erano dei piccoli fiumi. Possiamo chiamarli fiumi, oppure possiamo anche chiamarli dei piccoli fiordi pugliesi. Voi organizzate queste escursioni su questi piccoli ape calessini che sono davvero belli, caratteristici. Sì, diciamo che la gente si innamora proprio per il fatto che, essendo Polignano un paese piccolino, difficilmente si riesce praticamente a fare in macchina. Con questi mezzi noi riusciamo a portare tutte le persone dove vogliono andare. In più, facendo anche visitare questi posti, se ne innamorano e ci ritornano poi loro stessi. Devo dire che io non conoscevo questo posto e ci ritornerò. Verrò proprio al mare qui, in questa cala, bellissima. Una curiosità che nessuno sa. Beh, diciamo che si racconta che praticamente passando da questo archetto, nel giro di un anno ci si sposa. Oh Gesù! Valentina, ho paura. Lo faccio? Non lo faccio? Non so, sono preoccupata per il mio ragazzo a casa. Ancora adesso sta sudando freddo. Sicuramente. Ma è vero? Si racconta, è leggenda. Bisogna prendere sempre... Io mi sono già alzata, però ho anche timore di entrarci, non lo so, no, non lo so, forse devo lasciar fare al destino. Beh, diciamo che io ci sono passato diverse volte e comunque mi sono comunque sposato, eh. Diverse volte, no? No, diverse volte passato, sposato una sì, volta. Sì, sì, lo so, pensavo anche diverse volte sposato. Bene, quindi questa è una bella leggenda, ora ci penserò se fare un giro o meno, lo farò a telecamere spente. Grazie, beh, grazie Giuseppe. Grazie a voi, grazie per essere venuti a Polignano e continuate a tornare a Polignano. Io continuo questo tour con te. Continuiamo? Sì. Ci vediamo tra pochissimo, a te la linea. Grazie Rosy, grazie mille, tra pochissimo ci rivedremo di nuovo a Polignano. E allora, prima di dare la linea in diretta a Rebecca Epifani, ci tengo a fare una piccola precisazione, perché stavamo seguendo e stiamo seguendo Gialena collegata da Depressa, quindi frazione di Tricase, per appunto la festa della Purpetta, ma siccome noi siamo, come dire, persone oneste, noi vi rendiamo di quello che sono i pro e i contro, no? Anche di una diretta televisiva, ovviamente stiamo avendo in questo momento anche dei problemi di collegamento, che stiamo provvedendo ovviamente a ripristinare, perché vogliamo appunto ancora darvi modo di guardare quella che è appunto questo borgo bellissimo che è Depressa. E allora noi in questo momento andiamo innanzitutto in diretta da Rebecca Epifani a Carosino. Vediamo Rebecca cosa ha preparato per noi e poi proviamo di nuovo con... Eccola qui. Eccoci qui. Allora, era un work in progress. Venite esatto. Con me, rientriamo nel castello perché è proprio in questa zona che si concentra il Via Vai e proprio qui avevo appuntamento, l'ho trovato. Buonasera, il suo nome.
Carlo Manganaro. Con un ruolo importante di cui parleremo. Sì, sono la delega alla promozione del territorio, al marketing, ai bandi. Ecco, il territorio è importante, è un legame profondo che va anche sviluppato e alimentato. Tra l'altro ci collochiamo qua, va così, abbiamo proprio questa bella ambientazione. Parliamo di progetti futuri, voi avete accolto il pubblico già in prima serata presentando un progetto interessante che è Appia Experience. In cosa consiste? Praticamente abbiamo deciso di abbinare, di valorizzare quello che è il nostro territorio, cercando di promuoverlo, abbinando oltre alla degustazione dei prodotti tipici e quindi all'accoglienza e all'incoming turistico, favorendo appunto questo tramite la promozione di questo percorso sostenibile che può essere fatto in bicicletta o a piedi, infatti è anche in collaborazione con la cooperativa sociale Il Blu che si occupa di disabili, per cui accessibile anche ai disabili, in modo da fare in modo che il turismo sia sempre più sostenibile. Promuoviamo questo percorso che prevede un cammino di 5 km che parte qui dal castello di Carosino e si sviluppa in quello che è il percorso dell'Appia nel nostro territorio, valorizzando quindi quelle che sono delle eccellenze del nostro territorio. Abbiamo pensato a questo progetto proprio per dare seguito a quello che è l'idea di incoming turistico, cercare di creare, di promuovere il nostro territorio dando una offerta variegata che va dal di là del mare, dell'arte, della degustazione di prodotti tipici, cercando di abbinare a tutto questo anche una nuova promozione. Ma poi tutto questo in una via che recentemente ha riscosso un bel traguardo e ha insomma ha tirato su di sé l'attenzione mondiale e tra l'altro Carosino è sulla 27ª tappa della via Appia, per cui noi promuoveremo appunto la parte che ricade nel nostro territorio. Sono all'incirca 7 chilometri che partono dal castello e dalla fontana monumentale e si sviluppano poi tra le masserie che circondano il nostro paese e vanno a finire poi nella tappa che va nel territorio di Brindisi a Oria. Che bello, che bello. E per poter partecipare a questo percorso quale sarà l'iter da seguire? Bisogna prenotare un posto, immagino. Si verrà qui in piazza, vicino all'infopoint della Proloco che è partner del progetto, ci si potrà iscrivere anche nei giorni precedenti e si partirà per questo cammino lungo il quale appunto daremo spazio anche a folklore, ci sarà un gruppo tipico del nostro territorio, ci sarà una colazione offerta dalla Proloco alla masseria di Misicuro, dove appunto assaggeremo dei prodotti tipici e poi completeremo il percorso tra ulivi, viti che appunto caratterizzano il nostro territorio. Grazie mille per tutte queste informazioni, la parte bella amici che ci state seguendo da casa è che quello che noi viviamo in prima esperienza grazie al nostro programma è tutto per voi, voi in prima persona siete invitati a partecipare, quindi grazie, a te la linea, Vale. Grazie, grazie mille Rebecca, ho detto state vivendo, come ha ben detto anche la nostra Rebecca, l'esperienzialità di ogni evento che noi seguiamo, perché questo è l'obiettivo di questa edizione di Io Resto al Sud. Grazie Rebecca, ci ritroveremo tra pochissimo in diretta ancora con te. E allora, come vi avevo preannunciato prima, abbiamo ripristinato il collegamento con la nostra Gelena Palmieri, che anche lei è andata a far festa e ci sta. Guardate cosa ha preparato per noi. Valentina, è iniziata la festa, ma guarda che meraviglia, vi faccio vedere il palco ma soprattutto la tanta gente che sta ballando con Bar Italia. Fuochi d'artificio sono meravigliosi, so che non ve lo aspettavate da un paesino così piccolo, ma veramente è uno spettacolo incredibile. Sono tutti fantastici. Ma io direi, andiamo a cercare qualcuno che si diverte. Venite con noi. Il cielo è sempre blu. Io vedo delle bellissime. Come ti chiami? Isabella. Sei di qua? Sì. Ti piace la tua città? Come ti stai trovando? Ti stai divertendo? Tantissimo. Ogni anno quando viene è sempre bello. Studi fuori? Come? Studi fuori? Con te che ti piace della tua città?
i monumenti, la gente sempre accogliente. Io so che tantissimi vengono a trasferirsi proprio qua perché si vive bene. È vero, verissimo. Qua a Cernia abbiamo sempre parecchi turisti a visitare la nostra città. Che bello, allora io direi balliamo insieme, Valentina, balliamo tutti quanti insieme. Siamo aiuta bene insieme a tutti quanti. Ci divertiamo perché devo dire che questa cosa ci riesce proprio bene. Come vedete, queste sono le cose belle, quando vedete la gente che si diverte, la musica, insomma, questa è la bellezza del Sud. Ritorniamo però adesso in diretta dalla nostra Rebecca Epifani da Carosino, vediamo dove si trova adesso. Rebecca, proviamo ancora una volta. Valentina, noi eccola, ci siamo riavvicinati alla fontana che è diventata proprio un simbolo della città, se vogliamo, un simbolo tale che i rappresentanti della Prologo hanno voluto dedicare dei souvenir, hanno dedicato delle magliette a tutti coloro che, innamorandosi di Carosino, volessero portare a casa questa originalissima fontana del vino. Fatevi vedere come siete belli con questa maglietta, con questa fontana. Quindi io vi ricordo che, insomma, potete vivere questa esperienza sul vostro corpo fino a sabato. Un saluto al presidente della Prologo. Come vivete questa festa? Allora, noi per quest'anno abbiamo pensato di promuovere in modo più concretamente la fontana del vino. Abbiamo fatto realizzare, come avete potuto notare, delle calamite che raffigurano appunto la fontana del vino con i suoi schizzi rossi. Dietro le magliette abbiamo fatto stampare anche un fumo. È tipico della nostra tradizione, un portafortuna. È un portafortuna, è diventato il simbolo della Puglia, con i colori della Puglia, perché la Puglia è circondata prevalentemente dal mare, con l'azzurro del mare e con quel portafortuna con il quale noi vogliamo augurare felicità al mondo intero, ecco. Grazie. In questo periodo ce n'è bisogno. Devo dire che col vento ogni tanto piove vino, cioè mi sento fortunata in tutti i sensi possibili e immaginabili, quindi lunga vita a voi e lunga vita a questa sagra del vino, complimenti. A voi la linea, Vale, io sono qui, grazie, perché grazie, sono amariata da questa fontana, cioè io non mi capacito. Io ti direi anche di provare a mettere la bocca sotto, io per esempio da bambina disco l'avrei fatto così, però non si può, è uno scherzo. Va bene, e allora grazie a Rebecca, come vedete il tempo a nostra disposizione vola quando ci sono le cose belle, quindi giro di saluti con le nostre inviate, cominciamo da Polignano a Mare con Rosy Rubino, guardate. Eccomi Valentina, io volevo salutarti da questo scenario suggestivo di Polignano by Night. Non sono sola perché io continuo il mio tour qui a Polignano, sempre sull'Appe Calessino. Ormai mi sono innamorata, questo è mio, me lo piglio, grazie Giuseppe. Prego. Mi trattano come una regina ed è così che vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata e soprattutto vi auguro buonanotte. Ciao a tutti! Me ne vado, Ciao! A te, Queen Rosy, buonanotte! Diamo anche la buonanotte alla nostra Gialena Palmieri da Depressa Frazione di Tricase. Buonanotte, Gialena! Buonasera! Siamo tornati in questo posto meraviglioso, il castello di Whisper, il castello di Depressa, un paese che stasera ci ha ricordato che, pur essendo un paesino piccolissimo, ha della bellezza incredibile intorno. La festa della polpetta poi ci ha reso davvero tanto, tanto allegri e devo dire anche un po' in carne. Per oggi la puntata di Io Resto al Sud sta volgendo al termine, ma ricordate di seguirci perché le nostre avventure non sono finite qui. Spero che questa puntata vi sia piaciuta. Per il momento, buonanotte. Ancora e andiamo a salutare da Carosino la nostra Rebecca che è collegata in diretta. Rebecca!
Eccoci qui, la serata continua, prosegue e proseguirà anche nei prossimi giorni. Per noi invece è arrivato il momento di salutarci, quindi grazie a tutti per esserci stati. Buonanotte e continuate a seguirci perché la festa in realtà continua. Tutti togliati in questa parte! Forza, forza, abbiamo detto una sola nave! Buonanotte! Fatevi sentire anche voi! Partiamo così con un ritmo binario, non potrebbe essere altrimenti. Ed è un buonanotte al ritmo anche quello che vi do io ringrazio le mie inviate che sono sempre bravissime, pronte e pronte veramente a farvi vivere quelle che sono le emozioni. Grazie anche alla squadra che ha lavorato in esterna, preziosi tecnici e validi, soprattutto tecnici. La mia squadra anche di Bari, la regia, grazie a tutti voi da Valentina Portoghese, buonanotte e continuate a restare connessi con Antenna Sud. Noi ci vediamo alla prossima puntata. Buonanotte.